Buonasera a tutti i webspettatori di Liberi TV e siamo qui a questa nuova puntata di Open Market, Spazio, Economia e Mercati. Purtroppo per un problema di collegamento Skype non riusciamo ad andare in onda in video e siamo in collegamento telefonico per la trasmissione. Riprendiamo subito questa prima puntata del 2014, è andata in onda con circa 15 giorni di ritardo perché eravamo impegnati nel Comitato Nazionale dei Radicali Italiani, per cui la puntata non è potuta essere in onda le 2 settimane fa, e riprendiamo il 2014 facendo un po' il punto di alcuni eventi che sono avvenuti all'inizio di questo primo mese dell'anno. Innanzitutto, dal punto di vista economico, politico, sia a livello italiano che a livello europeo e poi internazionale, registriamo alcuni cambiamenti, almeno apparenti, nelle vesti di nuovi politici che stanno uscendo alla ribalta, di nuove proposte che vengono effettuate, ma allo stesso tempo parliamo sia di questo nuovo asse Renzi-Berlusconi, sia dell'entrata questo mese in carica del nuovo presidente della Federal Reserve, la dottoressa Yellen, al posto di Ben Bernanke. Ciononostante, rispetto a tutte queste novità, dal punto di vista della politica fiscale, soprattutto per l'Europa, non è cambiato assolutamente nulla. Cioè, si continua con delle politiche di rigore e l'Europa non sembra assolutamente volersi discostare da questo tipo di linea politico-economica. E quindi questo chiaramente non lascia altro che presagire, ma non perché abbiamo una sorta di dono alla profezia, ma semplicemente perché l'economia in qualche modo ha delle basi matematiche per cui a determinate azioni corrispondono comunque delle conseguenze, se non in maniera assolutamente precisa, o quantomeno a livello tendenziale, delle conseguenze non possono che essere certe e non diverse da quelle che si può ipotizzare. Cioè, quindi è chiaro che se la politica del rigore continua in Europa con inasprimenti fiscali o allo stesso tempo con dei tagli alla spesa, è ovvio che non ci si può aspettare che il PIL si riprenda e tantomeno che il rapporto debito-PIL migliori, questo non solo per l'Italia, ma addirittura per i paesi più virtuosi. Mano a mano vedremo come nel corso del tempo inizierà a peggiorare anche il rapporto stesso debito-PIL dei paesi più virtuosi come la Germania e la Francia. Quindi non è tanto il problema di se è accaduto questo o no, ma è la misura in cui è accaduto che non è data, che non può essere calcolato con certezza, ma è ovvio, è una più oltre che un'ovvietà intuitiva, è proprio un fatto di scienza economica, che se ci sono eccessivi tagli alla spesa, inasprimenti fiscali o comunque un grosso carico fiscale che non viene diminuito, è la conseguenza ovvia, è che il prodotto interno lordo delle nazioni europee andrà sempre man mano nel corso del tempo a scendere ulteriormente. Certo, ci potranno essere momentanee pause, momentanee battute d'arresto, lievi miglioramenti, ma che non tali da recuperare la situazione pregressa nemmeno in linea parziale, e chiaramente questo come conseguenza porta perdite ulteriori di posti di lavoro e ulteriore quindi perdita della domanda aggregata. Che contribuisce in maniera geometrica a far diminuire il prodotto interno lordo delle nazioni e parliamo nello specifico dell'Europa. Questo da questo sfondo dell'oceano. Dall'altra parte, con una nuova entrata della Yellen alla Federal Reserve, il primo atto è stato quello di iniziare a definire il piano di acquisto dei titoli di Stato americano.
cioè in qualche modo si è l'iniezione di liquidità che era stata fatta negli ultimi anni viene in parte fatta rientrare, non viene tolta completamente, ma nel minimo a parte, diciamo per un quarto al mese rispetto agli 85 miliardi di dollari di acquisto di titoli di Stato americani che venivano effettuati fino ad ora, verranno acquistati dal mese prossimo in poi solo 65 miliardi. Questo chiaramente è vero che negli Stati Uniti il prodotto interno lordo e comunque in generale tutta la congiuntura economica hanno fatto registrare dei lievi miglioramenti, però quindi potrebbe anche starci dal punto di vista degli Stati Uniti questo lieve rientro dal piano di acquisti dei titoli di Stato per immettere liquidità sul mercato. È chiaro che questo però avrà comunque degli effetti nel quantomeno far stabilizzare la spesa, e non solo all'interno degli Stati Uniti, ma anche come domanda aggregata da parte degli Stati Uniti nei confronti del resto del mondo, ivi compresa l'Europa. Quindi l'Europa deve fare i conti anche sulla possibilità che la domanda di beni da parte degli Stati Uniti verso l'Europa possa diminuire a causa di questo minore afflusso di liquidi nel sistema statunitense. E tant'è che tutta questa serie di situazioni ha fatto di subito registrare un grosso arretramento del cambio euro-dollaro rispetto al massimo raggiunto, che era un massimo che noi indicavamo il mese scorso come importantissimo, che poteva segnare una linea di Rubicone per il proseguimento di un forte rialzo dell'euro contro il dollaro o viceversa per un ripiegamento e quindi il rafforzamento del dollaro, e cioè era il livello di 1,3840-1,39. Infatti c'è stato un massimo a metà mese attorno a 1,3880 dollari contro euro, e da lì nel giro di pochissimo si è avuto un arretramento repentino nel cambio, che oggi quotava attorno a 1,3480 dollari per un euro. Attualmente tutto questo lascia presagire per una continuazione al ribasso del cambio euro-dollaro, che potrebbe proseguire in prima battuta fino a 1,31 dollari per un euro, e se dovesse poi sfondare il livello di 1,31 dollari per un euro, potrebbe portarsi da lì subito verso 1,29, e al di sotto di questo livello di 1,29 l'altro livello importantissimo che segna il linea di Rubicone per un rialzo per il continuamento del trend rialzista di lungo periodo dell'euro sul dollaro, è che si situa attorno a 1,25-1,24,50. Così come l'1,38,50, 1,38,90, 39 si situa come parte alta, livello alto superato il quale il trend di rialzo dell'euro verso il dollaro andrebbe ad evolversi in maniera ancora più spinta. Tra questi due livelli, cioè questo range del 10% tra 1,24,50 e 1,38,50 circa, all'interno di questo livello di prezzi c'è un trend al rialzo di lungo periodo dell'euro nei confronti del dollaro e quindi si dovrebbe continuare in questa fascia. Ora è presumibile che almeno nel frattempo si vada verso la parte bassa di questa fascia. Sicuramente do quasi per certo la possibilità che gli 1,31 dollari contro euro vadano ad essere toccati, e da lì poi si vedrà se c'è una capacità di sostegno dell'euro nei confronti del dollaro per poter avere una reazione, oppure invece ci potrebbe essere allora una prosecuzione fino a $1,29 per ogni euro. Quindi attualmente per chi detiene posizioni in euro-dollari il consiglio è se non si è molto esposti, se non si è a un prezzo di acquisto molto elevato, di chiudere le posizioni anche se leggermente in perdita,
o per chi invece non è posizionato, il consiglio è di, prima di entrare in acquisto, di aspettare il livello di 1,31 dollari contro un euro, laddove si dovesse vedere che in effetti il cambio dovesse fermarsi a quel livello e più o meno mantenere quel livello. Viceversa, 1,29, se dovesse proseguire fino a 1,29, quello potrebbe essere un ottimo punto d'ingresso, pur se dovesse essere una prosecuzione fino a 1,24,50. Diciamo che da 1,29 in poi io sarei un compratore di euro contro dollari sul lungo periodo, iniziando ad accumulare posizioni in acquisto e non acquistando tutta la posizione in un'unica volta. Viceversa, il rialzo resta sempre valido, restano sempre validi i livelli che abbiamo dato negli ultimi mesi, cioè sopra 1,34,80 a cui quota oggi il cambio euro-dollaro, cioè il livello di uno livello a stretto giro di 1,35, dopodiché c'è cioè l'1,36,50-1,37, al di sopra c'è il massimo che abbiamo toccato nello scorso periodo, cioè 1,38,50-1,38,90. Tutto questo chiaramente che ci siamo detti e anche le conseguenze che si sono avute sul cambio euro-dollaro ha chiaramente avuto delle conseguenze e avrà delle conseguenze anche sui mercati azionari e sui mercati dei titoli di Stato. Da una parte abbiamo assistito ad esempio sui titoli di Stato al fatto che lo spread per la prima volta all'inizio alla fine dell'anno 2013, all'inizio di questo 2014, si è riportato per alcune giornate al di sotto del differenziale di 200 punti base del 2%, cioè tra i titoli di Stato italiani e i titoli di Stato tedeschi. Dopodiché invece ci si è riportato al di sopra di questo differenziale, anche se non di molto, e si sta più o meno viaggiando attorno a questa differenza. Ciò comporta, rispetto all'indicazione dello scenario macroeconomico, dicevamo, che è vero che ci sarà il peggioramento anche per la Germania, ma ci si aspetta che il giro di vite sia ancora più forte per l'Italia. Per cui è probabile che vedremo entrambi i tassi di interesse su entrambi i titoli di Stato, cioè sia tedeschi che italiani, aumentare, e allo stesso tempo però con un aumento del tasso per quelli italiani leggermente più elevato, per cui lo spread potrebbe non allargarsi di molto, ma comunque ulteriormente allargarsi rispetto ad oggi e portarsi fino a un massimo di 2,70-2,80 di differenziale. Quindi assolutamente in questo momento è sconsigliabile acquistare titoli di Stato non solo italiani ma anche dei paesi cosiddetti di paesi che vengono percepiti come economicamente solidi come la Germania. Cioè in questo momento assolutamente, come diciamo anche nei mesi scorsi, bisogna stare lontani dal reddito fisso perché le aspettative sul lungo termine, un rialzo di tassi di lungo termine, mentre per quelli di breve ci si aspetta una prosecuzione di tassi molto bassi, poiché lo scenario è defattivo. Ed è vero che in realtà con uno scenario defattivo di lungo periodo, come immaginiamo noi, i tassi a lungo dovrebbe essere in realtà andare ad abbassarsi. Purtroppo ci si scontra da una parte con questo scenario deflattivo, ma dall'altra anche con l'insicurezza nella capacità degli stati anche importanti come la Germania di poter ripagare alle condizioni attuali, alle condizioni date, di poter ripagare con sicurezza sul lungo periodo tutti il proprio debito, e questo chiaramente genererà sui tassi di lungo periodo, nonostante lo scenario deflattivo, in generale se non dei rialzi, quantomeno una stabilità dei tassi attorno ai livelli attuali, che sono già più o meno abbastanza bassi se si va a guardare le serie storiche di questi valori. Dal punto di vista, questo chiaramente tutto questo scenario sta comportando ovviamente anche un ribasso
sui mercati azionari. Dal nostro punto di vista, diciamo, se analizziamo l'aspetto prettamente statistico dell'andamento dei mercati azionari, il trend dovrebbe essere, anzi dal punto di vista statistico è ancora orientato a rialzo nonostante i ribassi delle ultime due settimane, però è da avvertire che siamo sul livello, siamo giunti su livelli sotto i quali il trend che dura ormai dal 2009 per gli Stati Uniti, dal luglio 2012 per l'Italia, e il trend, se dovesse essere violato al ribasso i livelli che ora indicheremo, allora questo trend sarebbe invertito e inizierebbe un trend al ribasso di medio periodo. E i livelli di prezzo per quanto riguarda gli Stati Uniti sono i 1700 punti toccati di standard pur 500, e mentre per l'Italia il vero e proprio prezzo di inversione di medio periodo si situa attorno ai 18.000 punti, cioè circa un 5% in meno rispetto ai valori fatti registrare oggi. Prima di raggiungere questi livelli, cioè di 1007 per lo standard da pure 500 e di circa 18.000 per le FTSE MIB 40, ci sono altri livelli leggermente superiori che, violati i quali, comunque indicherebbero un'inversione del trend di breve periodo, che anche questo è orientato attualmente ancora al rialzo, ma che a quel punto potrebbe orientarsi al ribasso. E questi livelli sono proprio i minimi fatti segnare nelle scorse settimane sia dallo standard da pure 500 sia da FTSE MIB 40, che si sono appoggiati su una trend line statistica orientata al rialzo, e attualmente, diciamo, i prezzi che mantengono il rialzo anche nel breve periodo sono attorno ai 18.900 punti per il FTSE MIB e attorno ai 1.770-1.760 punti, attorno ai 1.750 punti, scusate, per quanto riguarda lo standard pool 500. Se si dovessero registrare dei prezzi di chiusura, soprattutto in un fine settimana, inferiori a questi livelli che abbiamo indicato, è molto, c'è un'elevata probabilità che i prezzi inizino a segnare dei minimi settimanali via via sempre più bassi, poiché il trend segnerebbe un'inversione. Al di sotto di quei livelli bisognerebbe poi monitorare i 18.000 punti, 17.900 di FTSE MIB e i 1.700-1.690 di standard e pure 500, poiché da quel livello potrebbe esserci una nuova fase di acquisto per portare invece gli indici sui nuovi massimi. Ovvio, cioè violando questi livelli i prezzi potrebbero potrebbero dimostrare invece proprio la debolezza del trend, e a quel punto far segnare definitivamente la fine di un trend rialzista sui mercati azionari e l'inizio invece di un trend ribassista di medio termine. Se dal punto di vista dallo stretto punto di vista di un'allocazione del portafoglio rispetto allo scenario attuale, volendo prescindere dai livelli di prezzo, l'indicazione è quella che ormai è nota negli ultimi anni, cioè di mantenere molta liquidità, magari parcheggiata in conti deposito, benché con tassi fissati comunque offrono un rendimento attraente in questo momento, e magari vincolandoli a 6 mesi, un anno, avendo una parte invece libera pronta da utilizzare per eventuali ribassi forti del mercato azionario. E qualora dovessero manifestarsi questi ribassi forti sui mercati azionari, cioè se dovessero essere rotte i livelli di prezzo che abbiamo prima indicato, a quel punto aspettarsi un livello di prezzo almeno un 20% sotto i livelli indicati per poter acquistare le azioni di cui ormai andiamo dicendo da ben oltre un anno, cioè comprare
azioni di aziende che producono beni a domanda rigida, che producono beni la cui domanda è rigida, o anche servizi la cui domanda è rigida, o quantomeno abbastanza rigida da poter far sì che anche in uno scenario deflazionistico i consumi in tali beni e servizi possono sì calare, ma non in maniera tale da far subire a queste aziende un sostanziale, un fortissimo calo degli utili. In generale, quali sono questi tipi di asset, quali sono questo tipo di aziende? Di aziende? Sono le aziende, delle società che producono energia elettrica, che producono in genere servizi di utilità diffusa come energia elettrica, magari si può pensare alle municipalizzate, e chiaramente determinati tipi di farmaci, un settore alimentare di base, e poi per quanto contro intuitivo possa sembrare, in una situazione del genere è sempre utile acquistare anche aziende che sono nel settore del gioco pubblico, perché ci sono delle correlazioni studiate tra l'andamento negativo dell'economia e l'aumento delle giocate su scommesse o comunque su altri giochi pubblici. Questo perché le persone, rispetto a una situazione di crisi, preferiscono comunque, piuttosto che nei loro piccoli consumi, prendere ad esempio un caffè in più, preferiscono magari fare una giocata in più per riuscire a vedere se riescono in qualche modo ad avere il colpo di fortuna per rovesciare almeno una propria forte personale rispetto a questa situazione. Quindi sicuramente sul mercato italiano saranno da monitorare le azioni Eni e Enel, altrettanto sarà da monitorare l'ottomatica, che attualmente si chiama G-Tech, non la troverete più come l'ottomatica, e poi il settore difesa, perché è finanziato direttamente dagli stati, e gli stati difficilmente ridurranno la spesa in questi settori, quindi pensiamo a Finmeccanica per l'Italia, e a tutte le aziende municipalizzate, alcune delle quali anche a livelli attuali offrono dei dividendi, il cui rendimento è molto interessante perché oscilla attorno a prezzi superiori al 4%. Quindi gli eventuali ribassi sostenuti dei mercati azionari sarebbe utile mettere almeno un 30% del proprio portafoglio investito in azioni che producono questo tipo di beni o servizi. Allo stesso tempo lo scenario di cui parlavamo prima ha invece sulle materie prime un altro tipo di influenza, e cioè sull'oro che sta in questo momento oscillando in quella fascia che noi abbiamo indicato già da alcuni mesi, in cui da una parte non è ripreso il trend al rialzo, anzi nell'ultimo 2 settimane ha toccato di nuovo la trend line al ribasso, la parte alta del trend ribassista, e senza anche questa volta riuscire a sfondare quel livello di prezzo che stava attorno ai 1280 dollari l'once. Per cui attualmente l'aspettativa sull'oro è che usciti di nuovo ancora tra 1.180 dollari l'uncia, il minimo fatto registrare lo scorso anno, e 1.280, che è il massimo fatto registrare nel corso del mese. Superando i 1.180 di basso, eventualmente il ribasso dei prezzi dell'oro potrebbe arrivare fino a quasi subito fino attorno ai 1.110 dollari l'oncia. Viceversa, invece, una rottura dei rialzi del 1.280 dollari l'oncia potrebbe portare il metallo giallo fin quasi attorno a ridosso dei 1.400 dollari l'oncia, questo anche se questo comunque non significherebbe ancora un'inversione del trend di lungo periodo che si è girato al ribasso dall'agosto ormai del 2011.
è chiaro che in uno scenario deflazionistico del genere, se non vi dovessero essere forti preoccupazioni di disordini sociali incombenti immediatamente o di disordini finanziari tali da poter pensare che non sia nulla più sicuro, come è accaduto con l'inizio della crisi del debito in Europa, è chiaro che il metallo giallo, non fungendo da bene rifugio, il uno scenario deflazionistico si troverebbe a scendere come prezzo. Se invece lo scenario deflazionistico dovrebbe di nuovo essere accompagnato da situazioni di incertezza, allora potremmo osservare di nuovo quel disaccoppiamento che c'è stato negli ultimi anni fino al 2011 tra oro e altre attività finanziarie, per cui nel momento in cui incombevano situazioni di crisi che si manifestavano con ribassi sui mercati azionari, l'oro invece vedeva i suoi rialzi susseguirsi. Questo perché? Perché veniva acquistato, la domanda aumentava, quindi i prezzi aumentavano, semplicemente per acquisire un bene che fosse una sicurezza rispetto a tutti i sistemi che sembravano saltare. Viceversa, nel momento in cui non c'è più questa percezione di sistemi che è fatto, ma c'è solo uno scenario macroeconomico che si vede deteriorarsi in maniera sempre più forte, è chiaro che l'oro viene di nuovo percepito esclusivamente per la sua utilità che fornisce nella produzione dei vari beni, per cui nel calo generalizzato della domanda di beni anche l'oro vedrebbe ulteriormente di basso i suoi prezzi. Quindi l'indicazione sostanzialmente è non acquistare oro per proteggersi dallo scenario deflazionistico, ma quando dovesse esservi un forte ribasso ulteriore sull'oro, così come sui mercati azionari, comunque in quel momento iniziare a considerare di prendere posizioni in piccola parte sull'oro, qualora dovessero poi in seguito manifestarsi di nuovo scenari in cui i sistemi sembrerebbero non garantire più quasi nulla. E la nostra aspettativa è che ciò potrebbe, con una continuazione di questi scenari deflazionistici, una situazione di disordine sociale e di comunque insicurezza poi potrebbe manifestarsi più in là dal 2015-2017, dal 2017 in particolare in poi. Chiaramente noi sosteniamo questo considerando le politiche che vengono effettuate e considerando che esse non saranno mutate. È ovvio che un mutamento in questo tipo di politiche che farebbe cambiare la nostra visione per il futuro, ma se dovesse invece continuare ad essere questa la politica economica perseguita in Europa, ci aspettiamo che non più tardi del 2017 che possono insomma essere una serie di disordini tali per cui a quel punto l'oro potrebbe riacquisire un'ottica di bene rifugio. Chiaramente bisognerebbe vedere per che punto, prima di allora, fino a che punto si spingerà a ribasso. Certamente nel caso in cui dovesse arrivare fino ai 1100 dollari d'once e mantenere più o meno quel livello, quello potrebbe essere un primo punto d'ingresso, no? dove diciamo la possibilità che il prezzo continui a ribasso rispetto agli rialzi che invece potrebbe effettuare comincia ad essere a vantaggio delle percentuali di rialzi che potrebbe effettuare piuttosto che dei ribassi, perché ci aspettiamo al massimo, volendo proprio esagerare, i 900 dollari in luce in una situazione di scenario deflazionistico protratto e con una situazione sotto controllo del sistema politico e finanziario, benché in uno scenario deflazionistico. E mentre il potenziale rialzo nel caso in cui i disordini dovessero cominciare a montare rispetto ai 1100 non sono di 200 dollari l'uncia come a ribasso verso i 900, ma a nostro avviso sono almeno di almeno 400 dollari l'uncia di rialzo, cioè quindi da quel livello poi su un tempo lungo periodo si potrebbe arrivare fino di nuovo ai 1520 dollari l'uncia.
sicuramente in questo momento è un momento di attesa in cui se si ha l'oro lo si mantiene, se invece non lo si ha non lo si acquista, e i livelli da monitorare sono al momento i 1180 dollari l'uncia per quanto riguarda la parte bassa e 1280 per la parte alta. Al di sopra di 1280 si possono trovare acquisti speculativi almeno fino a 1400, un target diverso a 1400 dollari l'uncia, viceversa sotto 1180 ci si aspetta nell'immediato un ribasso almeno fino ai 1100 dollari l'uncia. Discorso più o meno analogo un po' su tutte le materie prime, tranne che per il petrolio e per i metalli, le cosiddette terre rare, che vedono sempre di più il loro impiego aumentare nelle varie produzioni, per cui benché la produzione di beni a livello mondiale continua a registrare una sostanziale decrescita, il fatto che questi metalli rari vengono sempre, queste terre rare vengono sempre più impiegate nelle produzioni, fa sì che il declino della produzione dei beni non corrisponda a un declino nella domanda di queste terre rare. Purtroppo molti di questi metalli non sono quotati sui mercati standardizzati o facilmente accessibili al pubblico, per cui non riusciremo ad indicarli un accesso diretto al mercato se non trovare degli ottimi fondi di investimento che investano solo in questi metalli, ma capite bene però in che modo investono, se effettivamente detenendo miniere di questi metalli o invece solo investendo in certi rappresentativi. Quindi è preferibile investire su fondi comuni che investono direttamente in miniere di questi metalli o che comunque investono direttamente in stock dei metalli stessi e non invece in certificati rappresentativi. E per il petrolio invece abbiamo visto che il prezzo del petrolio del light petroleum quotato in Inghilterra a Londra ha fatto registrare un minimo a 97 dollari il barile per poi riportarsi attorno ai 100 dollari a barile, e al momento il livello di 97 dollari a barile adesso il livello al di sotto del quale sembra non volersi spingere il petrolio, e ciò nonostante lo scenario dei fazionisti di NATO, significa che il mercato in qualche modo ritiene che quel livello di prezzi, 97 dollari l'uncia e 97 dollari a barile, sia il prezzo al di sotto del quale, nonostante lo scenario deflazionistico, il mercato non si aspetta che la domanda cali ulteriormente. Per cui sul petrolio si potrebbe tentare un acquisto con un obiettivo almeno attorno ai 115 dollari al barile, e allo stesso tempo monitorando il livello di 97 dollari al barile, livello al di sotto del quale 97-96 dollari al barile invece si aprirebbe uno scenario di grosso ribasso anche per il petrolio, così come è stato sull'oro dal massimo del 2011 ad oggi, quando abbiamo fatto registrare un minimo a fine dell'anno scorso a 1180 dollari l'once. Anche stasera, come sempre, il tempo è andato via mentre che parlavamo, in un battibaleno, e nonostante le difficoltà di collegamento che abbiamo avuto, sembra insomma di avervi dato, per quanto mi era possibile, delle indicazioni che spero possano esservi utili, sempre con l'augurio che queste sciagurate politiche di austerità vengano riconsiderate dai nostri governanti europei e anche dai nostri governanti mondiali, e si vada invece verso nuove politiche di prosperità che possono un po' far tranquillizzare anche l'esacerbazione degli animi a livello sociale. E quindi questo è l'augurio con cui vi lascio stasera, per poi vederci alla prossima puntata fra due settimane, sempre su Liberi TV, sulla web TV di Liberi TV. Come sempre
Se avete da farmi delle domande, tranquillamente inviate una mail alla redazione e mi sarà girata, io vi risponderò direttamente in trasmissione o eventualmente, se dovesse essere necessario, anche con una email personalizzata. Non mi resta altro a questo punto che augurarvi una buona serata e un buon fine settimana. E a tutti, quindi buonasera a tutti gli amici di Liberi TV.